Allora, salve, come devo parlare? Con la voce di Peter Griffin? No, no, con la mia voce, vai. Allora, dovete andare su YouTube, su... Ehi, ma ha la stessa voce di... a cura di questo signore, Alberto Pagnotta. Salve. Lo conosci Alberto Pagnotta? Sei Sì, l'ho molto, molto sentito. bravo, sai? Oh, C'ha grazie, una che vocalità onore. veramente a tutto tondo. Va bene, allora, mi Perché la raccomando, prossima puntata sarà su Mino Caprio Ah, e su tutti i suoi me? Ah, davvero? e tutti i suoi Ah... Beh, personaggi. sarà contento anche Peter e tanti altri, vero? Decisamente. Ciao ragazzi! Benvenuti in nuova puntata di Ehi, ma la stessa voce di, questa volta dedicata, no questa volta, anche questa volta dedicata a un'altra delle voci a cui sono più affezionato da quando ero bambino e un'altra di quelle che ho imparato subito a riconoscere, anche perché il suo timbro è inconfondibile, quella di Mino Caprio, doppiatore e attore che non solo stimo professionalmente, ma che da qualche anno ho la fortuna anche di conoscere personalmente, di averci lavorato perché mi ha diretto in alcuni episodi dello straordinario mondo di Gumball. È veramente una persona squisita, segue spesso anche i miei video, i miei lavori, li apprezza e quindi niente, ci tenevo a dirlo perché ovviamente mi fa un immenso piacere e lo ringrazio nel caso dovesse vedere questo video. Come sempre una brevissima biografia: il vero nome di Mino Caprio è Guglielmo Caprio, è nato a Roma il 17 novembre del 1955. Una piccola curiosità che forse non tutti sanno è che è laureato in giurisprudenza e prima di iniziare la carriera nel mondo del doppiaggio ha insegnato, è stato professore di diritto nei licei e nelle università. Anche qui i ruoli che ha ricoperto sono ovviamente tantissimi e sono anche tanti quelli a cui sono legato io, quindi mi sono fatto una lista in cui compaiono, ho cercato di equilibrare tra attori in carne ed ossa e personaggi animati, perché sappiamo che Caprio è stato sempre molto attivo anche nel campo dell'animazione. Come attori in carne ed ossa andrebbe sicuramente menzionato Martin Short, perché è l'attore a cui lui è più legato, quella a cui ha prestato più volte la voce, ma volevo soffermarmi più su attori ai quali magari i ragazzi sono più affezionati, quindi Mark Williams, ovvero Arthur Weasley, in tutta la saga di Harry Potter, oppure Daniel Stern, Marv di Mamma ho perso l'aereo, Anson il manutentore di Scary Movie 2 e Bill Nighy, ovvero la rockstar Billy Mack in Love Actually. Non andremo in quest'ordine, intanto ho detto gli attori in carne ed ossa, invece come animazione, vabbè, ovviamente Peter Griffin. Poi animazione anche pupazzi, personaggi robotici come C-3PO in Star Wars o Kermit la rana, che è una voce che io non ho mai imparato a fare, non so se mai ci riuscirò. Boh, nei Simpson, nelle prime 8 stagioni dei Simpson, mi pare, e il professor Farnsworth in Futurama, seconda voce dopo Sergio Graziani, nonno Simpson nelle ultime stagioni dei Simpson dopo Mario Milita e ovviamente il pupazzone dell'orsetto Ted. In questo farm attendo di più a rifare, magari anche perché magari vengono più facili a me, i personaggi divertenti, le caratterizzazioni come avete visto da questa lista, perché Mino Caprio ovviamente ha doppiato anche molti ruoli seri nella sua carriera che adesso non andremo ad affrontare. Allora, la vocalità di base da cui partire per fare i personaggi, secondo me ci sono due cose fondamentali: il naso e il fiato, ovvero e unendole viene questo suono qui. Questa è la vocalità base. E il personaggio che assomiglia di più a questa vocalità di base è Arthur Weasley, il padre di Ron Weasley in Harry Potter. Vedete anche come cambia l'espressione quando si fa uno... Allora, io normalmente con la mia voce parlo così, con questa espressione e con questa faccia. Se devo provare a fare un personaggio di Mino Caprio, divento più così, con il naso fa un po' così e la bocca... Assumo questa espressione qua. Arthur Weasley, nel calice di fuoco. Scusa, Amos! Alcuni di noi hanno fatto fatica ad alzarsi. Lui è Amos Diggory, ragazzi. Lavora con me, al ministero. E questo baldo giovanottone deve essere Cedric, dico bene? Dal signor Weasley basta poco per trovare le sonorità, di Peter Griffin, perché è di base sempre questo, solo ci si ingrassa un po', è una voce ingrassata e...
Ecco, lui lo dice proprio nell'ultima intervista dell'Enciclopedia del Doppiaggio: lascia andare qui la mandibola, come se fosse tutto pieno qua. Questo, avete visto che doppiamento è Peter Griffin. E oltre a questo c'è anche un po' più di nasalità a volte, soprattutto quando dice certe cose più, come quella volta, sentite, è molto più nasale. E altre volte invece più, cacchio è più grossa. E quando dice certe cose un po' subdole magari, anche la risata, come quella volta che ho dimenticato come ci si siede. Perché le donne hanno le bocce? Cos'è qualcosa da guardare mentre sei lì che parli con loro? Poi in certe battute c'è il Peter Griffin più secco, quello quello tipo quando scopre la sua parte femminile, che in quel pullman di sole donne che vanno a fare un campeggio, non lo so, e dice: io sarò Charlie e voi sarete tutte le mie angels. Poi puntando ad una brutta grossa: tranne te, tu sarai Bosley. Tu sarai Bosley. Di Peter ce ne sarebbero tante di battute da citare. Al catechismo, ad esempio, coi bambini, quando fa: e se sarete puri nel cuore, nelle azioni, ecco, questo è il Peter più, più dolce. E se sarete puri nel cuore, nelle azioni, andrete tutti in un bel posto chiamato paradiso. Vi prendevo in giro, marcirete sottoterra. Tornando ad Arthur Weasley, possiamo, quindi nella vocalità base, possiamo arrivare a Marv, ovvero l'attore Daniel Stern in Mamma ho perso l'aereo, il ladro, quello un po' più alto, un po' più stupido. E quindi vocalità base, un po' più così, da ebete, ecco sì, un po' più idiota. A volte c'ha meno fiati di Peter Griffin. Infatti a me viene più facile, perché quando faccio troppi fiati con questa voce mi dà un po' fastidio. Invece la vocalità di Marv è più leggera e più morbida. Harry è il nostro biglietto da visita. Tutti i grandi lasciano la loro firma. Noi siamo i banditi del rubinetto. Tu sei malato, lo sai? Non è vero, non sono malato. Babbo Natale non porta doni al cimitero. Quando è contento che scopre che... Quando magari Marv gli dice un piano e lui... sì. All'inizio, quando gli fa vedere che illumina le case con quell'aggeggio, il numero 77, non so, 72, si accenderà adesso. E lui... C'è questi acuti qua. Molto promettente. Queste sonorità passano. Sì, e i bambini hanno paura del buio. E tu perché ti sei vestito da gallina? Ah, poi dimenticavo, quando spara gli acuti isterici, tipo: l'ammazza quel pesce sotto! Che parte basso, soffiato, questo più alla Peter Griffin, l'ammazzo, e poi su piscia sotto spara proprio acuti che vanno in falsetto. L'ammazzo quel pesce sotto! Ecco, da queste tonalità di Marv, quando fa ad esempio molto promettente, da queste cose possiamo arrivare gradualmente a Hanson di Scary Movie 2. Come qualcuno avrà letto su Facebook o su Instagram, ho iniziato di recente una collaborazione con Pumpling. Che cos'è Pumpling? È un sito pieno di articoli fighissimi, come questa maglietta che vi mostro più da vicino, dove ci sono tutti i cattivi Disney disposti come nell'ultima cena. Se la volete anche voi, o volete qualsiasi altro articolo che sia sul sito, di magliette ce ne sono tante altre a tema Disney, Simpsons, Stranger Things, fuso con South Park. Se andate sul sito di Pumpling, cliccando sul link che vi metto io in descrizione e al momento dell'acquisto inserite il codice PAGNO28, che è il mio codice, avrete uno sconto del 15%. Non è meraviglioso? Se lo fate, fatemelo sapere, magari quando vi arriva la merce mi mandate un messaggio privato e mi fate vedere cosa avete trovato di interessante. Alla prossima!